Presidente, mi dice perché l'Ordine degli Architetti è importante che sia al SAIA in questi giorni? Beh, è importante perché qui parliamo proprio della quello che è l'innovazione nel futuro e in particolar modo a noi interessa il tema della rigenerazione e qui praticamente con le scelte che vengono fatte aiuta molto in questa direzione. Tanto è vero che oggi avremmo dovuto essere a Roma, Consiglio Nazionale, abbiamo spostato il Consiglio Nazionale a Bologna proprio per dimostrare l'importanza di tutto quanto questo. Quindi siamo qua con tutto il Consiglio Nazionale perché facciamo Consiglio a Bologna. Quando parla di rigenerazione, Presidente, intende parlare? Parliamo di una visione delle città che devono guardare al minimo al 2050, prendendo le persone al centro del progetto e quindi con un progetto olistico che comprenda tutti quanti i temi della rigenerazione, quindi della mixité funzionale, sociale, l'inclusione sociale, gli abbattimenti e tutto quanto. Un progetto complessivo che deve essere però finanziato. Negli altri paesi questi progetti sono finanziati e quindi in maniera strutturale e noi in maniera eccezionale come viene fatto qui in Italia. E questo poi genera in queste situazioni qua un incremento di valore, di plusvalore nell'interno, cioè un euro investito pubblico genera da 3 a 4 euro privati perché chiaramente l'intervento pubblico genera un plusvalore. No? Il plusvalore permette ai privati di mettere in moto una macchina molto importante in questa direzione. Un'ultima domanda in tema di sisma, gli architetti possono fare qualcosa per la prevenzione? Certamente sì, è uno dei temi fondamentali su questo, anche perché se noi guardiamo il decreto che è uscito ultimo, siamo molto critici sul fatto che ancora una volta il decreto praticamente valorizzi la burocrazia e la burocrazia che impedisce poi l'investimento dei soldi. Quando c'è una struttura che è composta inizialmente primo disegno 120 persone, oggi è il testo della settimana scorsa 225 persone che fanno le progettazioni urbanistiche, questo è un concetto sbagliato. Negli altri paesi fanno i concorsi internazionali nazionali per fare le scelte migliori e non certo attraverso le progettazioni interne. Quindi su questo faremo una grossa battaglia.